favorire lo sviluppo economico del territorio puntando sul turismo. Ne parliamo con l'avvocato Dante Capriulo, candidato al Consiglio regionale pugliese con Puglia Solidale e Verde, candidato presidente Michele Emiliano. Il turismo è un altro di quei pezzi del cambiamento che noi dobbiamo portare avanti, perché lo abbiamo detto in tutte le salse, lo ripetiamo anche adesso, lo sviluppo del secolo scorso, quello basato sulla grande industria inquinante, va cambiato e ovviamente questo lo dobbiamo fare però creando lavoro, creando occupazione, creando ricchezza, e sicuramente lo sfruttare uno dei beni che diciamo la natura ci ha donato, che è quello delle nostre bellezze, del mare, dell'entroterra, delle potenzialità che abbiamo paesaggistiche, va assolutamente fatto. Ovviamente per poter sfruttare questi beni abbiamo bisogno del turismo, quindi io credo che in questi anni molto sia stato anche fatto. Vorrei soltanto ricordare ai cittadini che ci ascoltano cos'era la Puglia 15 anni fa, cioè dal punto di vista turistico. La Puglia non era assolutamente conosciuta. Oggi, grazie anche agli investimenti che sono stati fatti, la Puglia è un brand turistico internazionale, abbiamo presenze da tutto il mondo, al netto poi di questa ultima emergenza del Covid che ovviamente ha rallentato tutto, però penso allo sviluppo che ha avuto il Salento, e noi dobbiamo come territorio ionico riuscire a migliorare quello che è il nostro brand turistico. Quindi ripeto, dobbiamo sfruttare la scia che c'è stata di una regione che è riconosciuta ormai a livello internazionale e incrementare ancora di più l'offerta di turismo. Questo lo dobbiamo fare, ripeto, partendo da quelli che sono i nostri beni naturali, i beni storici, penso a tutta la storia che ha la città, i 2000 anni di storia che ha la città di Taranto, penso al nostro mare, alla nostra costa, ma anche all'entroterra che può avere Martina Franca ed altre località dell'entroterra. Penso per esempio alla rete delle masserie, penso alla rete dei B&B che si è creato. Quindi noi abbiamo una potenzialità straordinaria che dobbiamo assolutamente sfruttare, e in scia con quello che è stato fatto di un brand pugliese che oramai è un brand conosciuto a livello internazionale, dobbiamo anche fare in modo che la nostra città incentivi ancora di più il turismo, sfruttando tutte le forme di agevolazione, le forme di incentivazione anche normativa, e questo diventi un vero e proprio punto stabile di quel cambiamento produttivo che tutti noi auspichiamo e che superi la vecchia industria inquinante.